Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Ennesimo cambio di postazione, lo so, non ne potrete più, nel senso, obiettivamente mi vedete nello stesso posto, ma in 50.000 direzioni diverse, però vorrei cercare veramente di non chiedere aiuto, di non fare troppe impalcature per fare video. Quest'oggi ho deciso di accontentare finalmente una richiesta che alcuni di voi soprattutto stanno aspettando oramai da un po', che è il video sulle esperienze paranormali, sulle mie esperienze paranormali, come sicuramente avrete letto da titolo. Le mie primissime esperienze paranormali sono nate prive di una, virgolettiamo, educazione, in questo senso, nel senso che io non ho avuto la fortuna di una famiglia supportiva che mi desse i primi rudimenti dello spiritismo, come adesso alcune famiglie fanno, io stesso ne conosco alcune. Quindi nel momento in cui ho avuto le mie prime esperienze, sono stato terrorizzato. Le mie prime esperienze erano per esempio una situazione tipo essere da solo in camera e sentire una cosa di questo genere. Quando apparentemente e tridimensionalmente effettivamente non c'era nessuno. E quindi io sono stato a dir poco terrorizzato da questa cosa. Sì, Riccardo cerca di stare in camera. E chiunque fosse, sicuramente un'entità benefica ha detto: lasciamolo stare, sto povero Cristo, perché è terrorizzato. Poi, per tanti anni, sinceramente, non ho ricordi. Arriviamo a quando cresco un bel po', più precisamente tra i 21 e i 22 anni. No, bugia, avevo già 22 anni, perché è successo nell'estate del 2012. A 22 anni, nell'estate del 2012, all'indomani della scomparsa di una persona molto cara, ho avuto la mia prima premonizione, senza sapere che si trattasse di una premonizione. L'ho capito alla fine, ovviamente, perché una settimana prima che questa persona morisse, io sono stato pervaso da una grande rabbia. Però, cioè, non è che uno va subito a pensare chissà che. Perché comunque quando mi arrabbio, io sono il classico buon arrabbiato, quindi la prima cosa che viene da pensare è che effettivamente ci sia qualcosa che mi turba. Uno non va a pensare certo a una premonizione, però questa rabbia non passava, non passava e non passava. Ogni scusa era buona per litigare veramente con tutti. E finché, dopo una settimana esatta, non ricevo un SMS da una seconda persona molto vicina alla prima, che mi dice: guarda che la persona X non c'è più. Quando io ho letto quel messaggio che diceva la persona X non c'è più, sì, sicuramente ho provato del dispiacere, perché comunque si trattava sempre della morte di una persona a cui tenevo e tengo. Perché io comunque credo in altre vite, credo in vite dopo la morte. Però la notizia ha fatto scivolare la mia rabbia con la stessa facilità con cui si può sciogliere la neve al sole. E questa è stata la mia prima premonizione. Poi ho avuto anche sogni premonitori, però questi non ve li posso raccontare purtroppo, perché comunque sono coinvolte persone ancora in vita, persone che probabilmente non hanno piacere che io parli nello specifico di questi avvenimenti, quindi non lo farò. Preferisco tornare a parlarvi di me. Da quando ho accettato questa cosa, quindi in concomitanza con la mia prima premonizione, ho iniziato ad avvertire la presenza di alcune persone che non ci sono più su questa terra. Prima fra tutte,
c'è stato un fratellino di cui ho parlato in altri video, che non è mai nato, cioè è nato già morto. E inizialmente, quando ho iniziato ad avvertirlo, diciamo che lui non sapeva se fosse gradito in questa casa, allora lo percepivo, come dire, come una sorta di brivido, di freddo, cosa che mi succede un po' con tutti gli spiriti che mi gravitano attorno, che poi gravitano attorno a tutti, in realtà è tutto sta volerli o non volerli sentire. A quei tempi ero tirocinante, si è divertito a far sparire il mio cartellino da tirocinante, salvo poi ritrovarlo a fine mattinata. E ho visto. Mi rendo conto che sembra surreale, però credetemi, ho visto le mie spalle muoversi esattamente come quando un bambino vuole fare cavalluccio. E allora ho provato a dire: ma guarda, puoi rimanere, eccetera, eccetera, di qui. L'unica cosa in grado di calmare questo bimbo era, ed è tuttora, una ninna nanna del Quebec, che è una zona francofona del Canada, che è intitolata à la Claire Fontaine, che probabilmente più avanti vi posterò come cover, perché da quando ho capito che era la sua ninna nanna preferita, ho deciso appunto di coverizzarla. Prima che mi dimentichi, vi chiedo di guardare il video fino alla fine, perché ci sarà una sorpresa. Detto questo è stato il primo spiritello che ho percepito. Poi da lì sono seguite principalmente due persone, insomma, che hanno fatto di questa parte di questa vita, che sono Mango e Mia Martini. Quando io sento una canzone di Mango e ho una canzone di Mia Martini, percepisco la loro presenza alle spalle, sempre attraverso comunque sia dei brividi. Ed è quello che sta accadendo anche in questo momento, soltanto a nominarli. Voi ovviamente non potete vederlo, diciamo, potete andare un po' sulla fiducia. L'ultima cosa che vi voglio raccontare prima di concludere il video è che da quando ho accettato questa cosa, le mie sensazioni sulle persone si sono affinate, soprattutto, ahimè, la mosca. Per quello che riguarda il negativo, nel senso che quando una persona non mi piace a pelle, difficilmente mi sbaglio. Dunque, il video sarebbe finito, però voglio chiedervi una cosa prima di salutarvi. Vorrei da voi qui sotto nei commenti, e da qui vedrò se avrete visto tutto il video o meno, che mi metteste uno o più nomi di persone di sesso maschile e di età minima di 18 anni per un prossimo video. Età minima 18 anni. Potete scegliere fra YouTubers, attori, cantanti, quello che volete. L'importante è che siano appunto uomini di almeno 18 anni, perché è un video che non mi sembra il caso di fare con i minorenni, cioè per una questione di età proprio. Quindi, oltre al commento attinente a questo video, aspetto da voi nomi maschili di VIP, cantanti, YouTuber, eccetera, eccetera, che abbiano almeno 18 anni. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se, ecco, potete anche farmi sapere se volete, se avete altre esperienze vostre che io possa inserire in un altro video ancora, che è diverso da quello che vi sto proponendo. Quello con i nomi degli YouTuber e dei VIP sarà un tipo di video che di paranormale non ha nulla. Se volete altri video con altre esperienze paranormali, postatemi anche quelle qui sotto. No, non ti faccio comparire nei video, Mosca. Adesso vi saluto davvero, vi ricordo, non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo la prossima volta, e guardatevi alle spalle, potreste non essere soli.